Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video volevo farvi vedere come ottenere la nuova spada esotica chiamata Lamento. Nuova spada esotica ottenibile al post day one del raid Cripta di Pietrafonda e io personalmente l'ho provata ed è veramente qualcosa di distruttivo, ragazzi. Provandola automaticamente smantellerete la vostra ghigliottina e equipaggerete la vostra nuova spada esotica. Ma come ottenere questa spada esotica? Il primo step vi chiederà appunto di risvegliare tre exomorti e appunto in questo gameplay vi farò appunto vedere dove sono collocati i primi tre exo e niente, vi lascio a questo gameplay e ci risentiamo alla fine di questo step. Nel secondo step vi chiederà di trovare un exo gigante, che appunto sarà indicato dalla mappa, chiamato Lamento Perduto, dove raggiunta vi introdurrà appunto la quest Clovis Bray. Vi darà il step successivo in cui dovrete uccidere i Vex con le spade e i Minotauri, le Idre e i Ciclopi. Semplicemente basterà andare nel settore perduto Perdizione e uccidere tutti i mob con le spade finché appunto non vi darà il proseguo della quest. Il proseguo della quest vi chiederà appunto di completare le ultime imprese della quest post storia principale di Destiny 2 e successivamente vi darà una sfida exo più il proseguo della quest che vi dirà appunto di completare una sfida exo. Questa sfida exo si trova appunto nell'exoscienza Bray indicata dalla mappa.
e completata vi darà appunto il proseguio, che vi dirà di uccidere i Vex con le mosse finali. Si ritornerà quindi nel settore perduto perdizione e si uccideranno i mob con le mosse finali. E completato questo step, anche abbastanza lunghino, dovrete andare sul ponte di vetro, quindi attivare l'assalto al ponte di vetro e uccidere un'arpia che appunto vi darà vi dropperà un oggetto chiamato Lamento Perduto. Dovrete poi tornare da Banshee sulla torre, che appunto vi consegnerà il Lamento Perduto. Sarà un altro step dove dovrete ispezionare nelle rovine delle Vesprum Bunker, che altro non è che il settore perduto Bunker E15. Dovrete uccidere tutti, arrivare al boss finale e prendere la cassa. Prendendo la cassa vi appunto darà il proseguio dell'impresa, che vi dirà appunto di completare la missione Riforgiare il passato. Appunto è indicata sempre dalla mappa ed è sempre appunto di fianco alle rovine del Vespro. Facendo la missione, poi finendo la missione, appunto vi darà la spada esotica Lamento, arma veramente devastante. E nulla ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile e niente, come al solito ci sentiamo al prossimo video e niente, alla prossima.